Catanzaro-Palermo finisce 1-1, il Catanzaro torna a fare punti in casa, lo fa davanti a un grandissimo pubblico anche nel settore ospiti, insomma una bellissima serata di fronte a una partita che richiama in generale partite di altri tempi. Qui con me per parlarne, come sempre stasera, Paolo Carnuccio. Paolo, io direi partita dai due volti, il Catanzaro la approccia benissimo, va meritatamente in vantaggio e poi abbiamo visto un po' quello che avevamo già visto nelle altre partite, siamo entrati un po' più scarichi nel secondo tempo e poi la partita si è adagiata ad un equilibrio in cui ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. In generale possiamo dirlo, è un punto giusto? Punto giustissimo, ma intanto c'è stato un grande Palermo, un Palermo diverso dalla partita di andata, un Palermo che si è rinforzato, veniva con grande autostima, molto ben organizzato, il primo tempo riuscivano a pressarci, a raggrupparsi immediatamente dietro lì nel centrocampo, poi la partita si è sbloccata, abbiamo fatto buoni 15 minuti, abbiamo ritrovato un po' di autostima e quindi abbiamo tutto sommato fatto un buon primo tempo, anche se gli ultimi minuti del secondo tempo queste palle alte purtroppo soffriamo tantissimo, dall'inizio del campionato queste palle alte, è un problema di struttura, di uomini che abbiamo, ma anche un problema forse di organizzazione. Poi il secondo tempo, dopo che abbiamo preso sto gol, palla alta, abbiamo un po' smarrito la sicurezza, è venuto fuori il Palermo, ha avuto anche delle occasioni il Palermo, poi alla fine la partita, come dicevi giustamente tu, si è congelata ed è un punto d'oro per noi in questo momento. Sì, io sono d'accordo sull'analisi del punto d'oro perché soprattutto in ottica di quello che è il nostro obiettivo dichiarato sin da inizio anno, ovvero la salvezza, fare comunque 4 punti contro il Palermo tra andata e ritorno è un ottimo risultato, considerato che, non dimentichiamocelo mai, dietro il Palermo c'è il Manchester City, lo ricorda anche quella banda azzurra che hanno mostrato oggi in campo e diciamo che i soldi che sono stati pompati e comunque investiti dal Palermo negli ultimi anni non sono nemmeno minimamente paragonabili a quelli che ha investito il Catanzaro, però poi il campo ha parlato e ha parlato di un Catanzaro che ha dato secondo te la risposta che ti aspettavi o ti aspettavi ancora di più? No, il Catanzaro ha fatto la sua partita, ma è chiaro che c'è stato un avversario che ci ha messo in grande difficoltà, sotto il profilo anche delle dinamiche di gioco, del ritmo. Oggi c'è stato un ritmo altissimo, abbiamo tenuto botta, soprattutto a centrocampo, dove c'è stato un grandissimo Pompetti. Beh, oggi Pompetti è stato uno dei migliori. Purtroppo lì davanti la cattiva giornata di Iemmello, il fatto che loro chiudevano benissimo le fasce laterali, Van de Putte è stato neutralizzato, e questi continui cambi di fronte di Francesco e di Mariano con questa punta lì Soleri che dava molto fastidio, è chiaro che non è che abbiamo avuto grandi occasioni, però ripeto, la partita è stata in grande equilibrio anche per merito del Palermo. Sì, sì, vabbè, di fronte trovavamo comunque una squadra costruita per spaccare il campionato ed è anche un po', secondo me, demerito dell'allenatore del Palermo di comunque essere ancora lì a lottarsela nei playoff, ma questo è semplicemente l'ennesima dimostrazione di un campionato che vuoi o non vuoi è sempre difficile contro qualsiasi squadra e lo stiamo vedendo. Tu hai giustamente citato le individualità, per esempio hai citato la prestazione, possiamo dirlo, opaca di Iemmello, che oggi sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista tecnico forse non è mai sceso in partita, ma sontuosissime prestazioni da parte di Pompetti e direi anche Situm, che ha fatto un'ottima prestazione sulla destra. So che parlare di individualità potrebbe lasciare un po' il tempo che trova, però tu le hai citate. Ecco, il Catanzaro forse da un punto di vista della struttura ancora gli manca qualcosa da quel punto di vista fisico. Oggi abbiamo visto per esempio l'innesto di Antonini nel finale, che potrebbe sistemare magari da un punto di vista difensivo quella che è la minore fisicità del Catanzaro rispetto a un Palermo che per esempio oggi la sta ripante fisicamente, e poi anche Petriccione l'abbiamo visto entrare in campo. Allora, le individualità in questo momento sono importanti per cercare di ruotare, per cercare di dare quel cosiddetto turnover che ci consente di schierare sempre la migliore formazione a livello fisico, perché ovviamente le partite adesso si fanno sentire, adesso siamo arrivati nel momento cruciale della stagione. Per quanto riguarda i nuovi arrivati, beh, certamente forse non era una situazione mentalmente molto semplice per Petriccione, sì, entrare gli ultimi 20 minuti, lo abbiamo visto un po', diciamo, spaesato in campo, avrà sicuramente modo di far vedere le sue grandi qualità nelle prossime partite. Antonini invece è stato un cambio dettato anche dalla necessità di evitare questi palloni alti che, torno a ripetere, sono il nostro problema principale difensivo. Sì, Paolo, giusto per chiudere la questione sull'analisi delle componenti offensive anche del Catanzaro, no?
Secondo te al momento sta mancando un po' quella fisicità, quella presenza, quella caratteristica diversa in attacco? Perché parliamoci chiaro, al Catanzaro secondo me sta anche molto mancando l'apporto di Donnarumma. Noi a inizio anno abbiamo preso Donnarumma, un giocatore che nelle corde ha sempre avuto la doppia cifra, e oggettivamente sta mancando. Oggi addirittura non è nemmeno entrato in campo, poi siamo nel pieno del mercato, quindi ci sono anche altre analisi da fare. Però Donnarumma effettivamente è stato un'incognita per tutta la stagione. Oggi, in un ipotetico mondo in cui entra Donnarumma al posto di Ambrosino, al quale vogliamo un gran bene, però c'è differenza di spessore, ecco. Ma noi sappiamo perché non entra Donnarumma, perché è un giocatore in lista di partenza. Esatto. Così come sappiamo che se non fa gol di Mello è difficile che noi creiamo occasione da gol. Hai perfettamente ragione, ci manca un attaccante che da un punto di vista anche fisico possa lavorare dei palloni sporchi in area di rigore, e in questo momento non c'è. Quindi nel mercato di riparazione, così come ci siamo abbiamo lavorato a centrocampo con l'innesto di Petriccione, vedremo se questo porterà dei benefici. In difesa abbiamo preso Antonini, vedremo anche questo se porterà benefici. In attacco ancora non abbiamo ovviamente quella persona che possa tirarci le castagne dal fuoco in queste partite. Sì, approssimativamente potremmo dire che al Catanzaro manca quello che fu l'anno scorso Cianci, perché ma anche Curcio, ma anche Curcio, perché Curcio era un giocatore intelligente che era entrato nelle dinamiche di gioco di Vivarini e che sicuramente io avrei tenuto. Esatto, perché poi se la vai ad analizzare, togli Cianci, prendi Donnarumma, caratteristiche totalmente diverse, togli Curcio, prendi Stoppa, ma il livello attualmente non è quello. Poi magari Stoppa è un giovane, sicuramente crescerà, però in Serie B a volte servono anche quei giocatori pronti. Andiamo in chiusura, Paolo, secondo te come possiamo fare quello step successivo? Perché ci troviamo un po' nel limbo, no? Siamo a pochi punti dalla salvezza relativamente, siamo ancora in quella zona playoff, che se fossi Vivarini che faresti? Ricalibrare in questo momento gli obiettivi, ridare autostima sul nostro obiettivo principale che è la salvezza, e quindi considerare queste partite come partite importanti, punto d'oro per andare avanti e fare adesso i nostri punti che servono per la salvezza. Questo è il segreto. Sono d'accordo con te, insomma, riconfermo questo punticino d'oro e ci avviciniamo sempre di più verso quello che è il nostro obiettivo. Io e Paolo vi ringraziamo come sempre, ci vediamo alla prossima, saremo presenti anche in Liguria per seguire la prossima partita dei Gelorossi. Ciao a tutti.